Il 15 ottobre del 2006 veniva uccisa a Mosca la giornalista ed attivista per i diritti umani Anna Politkovskaja. Aveva 48 anni e gli autori di questo omicidio ad oggi sono ancora sconosciuti. A distanza di 15 anni è stato assegnato il premio Nobel per la pace a due giornalisti per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, condizione preliminare per la democrazia e una pace duratura. Insieme alla giornalista filippina Maria Ressa ha ricevuto il premio Dmitry Muratov, direttore del giornale dove lavorava proprio Politkovskaja. Alle reazioni registrate in Russia all'assegnazione del Nobel e al suo significato nel panorama dei media russi è dedicato l'articolo dal titolo «Il premio Nobel per la pace 2021 alla stampa libera» di padre Vladimir Pachkov, contenuto nel quaderno 4113 della Civiltà Cattolica. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2021 to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their effort. Muratov è la terza persona in Russia a ricevere il premio Nobel dopo Sakharov e Gorbachev, ma è il primo nella Federazione Russa di recente indipendenza. Nato nel 1961, Muratov ha iniziato a lavorare come giornalista nel 1985, anno in cui Gorbachev ha dichiarato la perestroica. Nel 1993 è stato uno dei fondatori della testata indipendente Novaya Gazeta, di cui è direttore dal 1995. Nella dichiarazione della Nobel Prize Foundation si legge: Novaya Gazeta è la testata più indipendente in Russia oggi, con un atteggiamento fondamentalmente critico verso il potere. È divenuta una importante fonte di informazione su aspetti censurabili della società russa, raramente menzionati negli altri media. Un'indipendenza pagata a caro prezzo. Nella redazione del quotidiano, infatti, c'è una parete a cui sono appese le foto dei giornalisti uccisi mentre svolgevano il loro lavoro. Da quando il giornale ha iniziato ad esistere, 6 dei suoi giornalisti sono stati uccisi, compresa Anna Politkovskaja, si legge nella dichiarazione del Nobel. Nonostante gli omicidi e le minacce, il direttore Muratov non ha rinunciato all'indipendenza della testata. Per comprendere l'importanza del lavoro di Muratov, si deve guardare alle condizioni in cui operano oggi i media indipendenti in Russia. Negli anni di governo di Putin, scrive Pachkov, sono 37 i giornalisti uccisi nel paese, ma è la cosiddetta legge sugli agenti stranieri, l'ostacolo più grande, alla funzione degli organismi di informazione. La legge è stata approvata nel 2012 e sanziona le organizzazioni non governative e politicamente attive che ricevono sostegno finanziario dall'estero. Dal 2017, però, anche i media possono essere dichiarati agenti stranieri. Dal 2020, infine, anche i movimenti sociali e gli individui che svolgono attività politiche nell'interesse di una fonte straniera possono essere etichettati come agenti stranieri. Le organizzazioni così definite, oltre a dover dichiarare pubblicamente questa posizione, devono anche adeguarsi a regolamenti stringenti che rendono il loro lavoro più difficile. Per Pachkov, la legge è formulata in modo così vago che basta partecipare ad una conferenza di giornalisti in un altro paese perché l'intera testata diventi un agente straniero. Sebbene Muratov sia considerato ormai una figura di spicco nel panorama giornalistico e politico russo, il Nobel non ha ricevuto un'accoglienza calorosa neanche da parte dell'opposizione, endemicamente frammentata. Alcuni oppositori del governo, infatti, si sono chiesti perché un giornale come quello di Muratov non venga ancora dichiarato agente straniero, come quasi tutti i giornali più o meno indipendenti, e se questa mancata dichiarazione non sia in realtà un premio per la sua leale opposizione al regime.
Sebbene il governo non tolleri media e giornalisti veramente indipendenti, sembra non agisca in modo così radicale e faccia alcune eccezioni, scrive Pachkov. E la reazione del Cremlino al Nobel sembra confermarlo. In una dichiarazione alla stampa, il portavoce di Putin ha definito Muratov un giornalista coraggioso e devoto ai suoi ideali. Tuttavia, per alcuni, queste non sono altro che ciniche congratulazioni da parte di un governo che non rispetta la libertà di stampa. Che importanza avrà, quindi, il Nobel per la pace a Muratov per il futuro della stampa indipendente in Russia?